L'avvertenza Calabria è stata al centro di un incontro tra il presidente Roberto Chiuto e i vertici nazionali e regionali di CGIL, CISL e GUIL, presente anche l'assessore regionale ai lavori pubblici Mauro Dolce. Partendo dall'assunto che la Calabria è stata trascurata, e non solo recentemente, dai diversi governi che si sono succeduti negli anni, sono state poste le basi per presentare un piano operativo che parta dalle più stringenti priorità. Quattro sono i punti che abbiamo individuato: 106 Ionica, Porto di Gioia Tauro e ZES, alta velocità e sanità. Su queste questioni vogliamo portare al tavolo del governo nazionale la vertenza a Calabria, perché è il momento di provare a smuovere quella che è la condizione della nostra regione in un periodo di grande opportunità e di investimenti. Ci crediamo fino in fondo a questa possibilità. Nelle prossime settimane ritorneremo al tavolo con il Presidente della Regione insieme ai nostri segretari nazionali per andare nello specifico e nel merito di questi importanti priorità. L'obiettivo è quindi quello di presentare al governo una vera e propria vertenza Calabria per chiedere decisioni rapide in merito alle emergenze, la cui risoluzione non può davvero più essere rinviata. La regione, da parte sua, presenterà subito un cronoprogramma con gli step da seguire.